C'è sole questa mattina a Pescara, reduce dall'eccezionale pioggia di ieri. C'era un'allerta gialla, poi la bomba d'acqua che ha sorpreso tutti, come spiega la vice sindaco Carota. Un quantitativo corrispondente alla pioggia che cade solitamente nel mese più piovoso dell'anno, oltre 93 mm di pioggia. Quindi chiaramente è un evento straordinario di fronte al quale comunque tutta la macchina amministrativa si è impegnata immediatamente. Un'eccezionalità che la città, la protezione civile, la macchina dei soccorsi hanno saputo affrontare al di là delle strumentalizzazioni politiche, le critiche social. Sui tombini saltati l'assessore Orta fa notare. Il 9 agosto già Ambiente aveva iniziato la sua attività di pulizia dei tombini su parecchie strade. Io ho un elenco di strade che sono state fatte, tra cui anche via del circuito, dove i tombini sono stati puliti non solo nella via principale ma anche nelle vie limitrofe, quindi un'attività che viene precedentemente, viene da prima, e poi sicuramente ieri ci siamo attivati in maniera fattiva appena avuto chiaramente il sentore dell'emergenza. Alcune ore di pioggia eccezionale che hanno costretto la chiusura di alcune strade, dei parchi cittadini per precauzione, ma i danni, alcune buche e alcuni asfalti sono stati molto limitati. Su richiesta della provincia è stato necessario adottare l'ordinanza di chiusura del liceo scientifico Da Vinci per delle infiltrazioni. L'allerta però resta nelle prossime ore. Per cui restiamo aperti con il COC e quantomeno è prevista una bomba d'acqua con comunque un peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalle ore 18, quindi verifichiamo con il dirigente poi successivamente se comunque è il caso, considerando le condizioni atmosferiche che ci vengono dettate ora ad ora dalla Protezione Civile regionale, se è il caso di tenerla aperta oppure chiuderla. Nel report di questa mattina anche i ringraziamenti dei tre amministratori. Ho dato ordine alla Polizia Municipale di passare ogni 15 minuti sotto alle golene per verificare ovviamente la situazione, e mi preme ringraziare la Protezione Civile Comunale e la Polizia Municipale che sono uscita ad estrarre vivi delle persone che sono passate nel sottopasso di Capacchietti, pur essendo il semaforo rosso, si sono immersi in mezzo all'acqua e hanno tratto in salvo delle persone. Questi sono dei coraggiosi.